Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1455esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Siamo con Renault pronti per andare verso la nostra destinazione. È buio, le luci non fanno neanche tanta luce. Vorrei poi vedere di notte, perché non vorrei che ci fosse qualche problema strambo che per terra non fanno luce. Non lo so, dovremmo provare poi ad andare un pochino in giro di notte. E dobbiamo andare a fiumicino. Tanto brutte condizioni meteo per viaggiare. Tutto scuro, cupo. Non abbiamo visibilità, abbiamo poca visibilità fuori dagli specchi. Ah, fammi vedere un attimo che strada mi fa fare, perché io non volevo fare infatti questa, volevo fare questa qua. A parte che capisco che non è che mi cambi tanto, anche perché possiamo anche fare quella lì che mi dice lui. Non ci vedo niente di che, perché anche questa è nuova, quindi facciamo quella che mi dice lui e via. Ok, cose da dirvi oggi? Cosa vi racconto di bello oggi? Niente. Lo scorso ciclo di puntate vi ho registrato, ho parlato di un sacco di cose. In queste puntate qua parto che non so cosa dire. Cominciamo bene, proprio bene. Ok, andiamo qui a destra. Nostro S770S. Qui fanno tutti lo stop, sono tutti bravi, sono l'unico che non gli fa gli stop, io faccio delle precedenze, al posto dello stop faccio la precedenza. Non è giusto da fare così, però. Comunque, i fari, in teoria, i fari gialli sul bagnato sono più efficaci, quelli alogeni, diciamo. Quelli bianchi forse lo sono un pelo meno, non come luce, temperatura di luce. Credo che più o meno possa essere così. Non so, probabilmente è una questione di abitudine. Vi dico ciò perché quando mio papà le ha cambiato sul suo, che era un serie 4 che montava di base, quando montava tutti i serie 4 montavano gli alogeni, li aveva provate a cambiare e ci vedeva di meno sull'acqua. Però questo non fa testo, perché erano delle lampadine magari non proprio adatte. Adesso queste qui a LED, effettivamente quelle con lo xenon si vede bene. E poi io tipo sulla mia macchina ho quelle a LED, quindi ci vedo meglio ancora. Cioè, non è che ci vedo meglio, non ho mai provato. Mi ricordo che lui mi diceva questa cosa, ma vi parlo di altro che 10 anni. Sarà 10 anni fa, forse anche di più. Sarà anche di più di 10 anni fa. Quindi, voglia. Aveva lo Scania serie 4, quindi voglia. Ok, qua dobbiamo andare a destra, attenzione, perché se non andiamo a destra perdiamo il lume della ragione e anche la strada, tra l'altro. Ok, guarda che bello che esce il sole, da me è una settimana che non si vede il sole. Zona gialla, penso come in tutta Italia più o meno. Zona gialla da lunedì 26. Pioggia, nuvolo, insomma. Andiamo di azzeccarci. Io sta strada mi ricordo di averla già fatta, però sa che ci siamo già passati. Le luci perché devo tenere? Se tengo le posizioni, ti arrabbi se tengo le posizioni? Mi sa tanto di sì. Mi sa che si arrabbia se tengo le posizioni. Sì, ma questa strada qui l'abbiamo già fatta, fino a qua sicuro. Anche a venire in giù l'abbiamo fatta. Andare in su ne sono abbastanza sicuro. A venire in giù penso anche. Mi sembra di ricordarla proprio questa strada qua. Portiamo, cos'era un rotore questo? Torre della turbina eolica, non è un rotore. Comunque sì, ci è arrivata anche una mail, penso dai trasporti eccezionali nuovi nella Spagna, infatti. Non solo in Spagna, anche in Portogallo. Portogallo e Spagna. Guardiamo un attimino, Portogallo, che città ci sono in Portogallo? Ci sarà Lisbona, spero, infatti. No, però dai, bello sul mare, spero che si veda qualcosa. Algeciras. Spero che si veda qualcosina di bello, dai.
Vale, vedete, questi qui ci sono già. Pamplona. C'è anche. Come si chiama il coso non mi ricordo. Appena mi viene in mente ve lo dico. Tipo l'affare enorme, là, là. Ciao. Ok, destra. Vediamo la freccetta. Vediamo freccette. Ok, via. In realtà è un pochino più semplice che qua, perché qua ci mette un mucchio di tempo a girare la visuale destra e sinistra. Perché io la giro istantanea, ma lui ci mette un po'. E poi, essendo, cioè, in realtà giri anche gli occhi. Qua gli occhi non li puoi girare, anzi devi tenerli fissi lì. Quindi fare movimenti un po' anche più lenti. In realtà io guardo sempre anche dalla parte dove devo svoltare, come si deve fare. Qua nel gioco raramente lo faccio, perché è difficile che ti trovi una macchina del traffico che ti supera su un incrocio, però in realtà bisogna farlo ovviamente e lo faccio. Penso che più o meno tutti lo facciamo. È da fare anche. Quindi. Qui c'è un campetto in mezzo al nulla. Vorrei sapere chi ha avuto la brillante idea di mettere un campo qua. Piano che qua c'è la frontiera, ci fanno una multa. Ah no, non ce n'è di frontiera. Cioè sì, c'è, ma è finta. Di là c'era tipo tutto il controllo. Aiaia. Mi è venuta una fitta la schiena. Di là c'era tutto il controllo cioè tipo l'icona dove ti fanno il controllo. Dove vai là e premi invio, ti dice controllo documenti e vieni via. Non è che sia chissà che roba, però in teoria era tutto quell'affare là. Qua no. Ok. Perfetto. Cozina. Cozina. Andiamo cozina. Paesettino. Con il nostro Renault, che tra poco cambiamo, perché come ci arriva il 770, prendiamo quello là. Cioè, nel senso, no, come ci arriva. Cioè, quando ci arriva, senza stare a aspettare di modificarlo, lo prendiamo. Prima arriviamo giù fino in fondo dove dobbiamo andare con questo. Poi, quando è, prendiamo l'altro e poi lo modificheremo strada facendo. Tipo la vernice, tipo il rimorchio, non so che rimorchio addizionargli. Ne cerchiamo uno con calma. Magari volendo per il primo periodo possiamo anche mettergli sotto questo, non è che sia un problema grosso. Volendo, possiamo anche mettergli sotto quello dei trasporti eccezionali e fare quei quattro nuovi che ci sono, Nessuno ci obbliga a fare per forza un quattr'assi. Non è assolutamente necessario. Sarebbe consigliato, ma non necessario. Bisogna vedere un pochettino poi, perché abbiamo una trazione su un solo asse, magari potrebbe risultare complicato con l'asse sollevabile. Ora sarebbe da vedere. Che Scania ha fatto un nuovo tipo di chassis, diciamo, non so, nuovo a sale transito, noi dobbiamo andare transito, che puoi alzarlo e puoi abbassarlo l'ultimo asse in asse motrice, l'ultimo asse motore che ha il traino. Oltre a quello centrale lo puoi alzare e abbassare. Ovviamente quando lo alzi stacchi e non gira più, altrimenti gira. Ed è una bella cosa, molto molto bella secondo me. Cioè, fenomenale proprio per le applicazioni più o meno tutte, perché cioè tutte magari anche no. Però dove ti serve trazione abbassi tipo come facevano vedere loro Timber Truck. In quei casi lì. Posso andare? C'è la mascherina questo qua. Guarda un po'. Posso andare? Grazie. Arrivederci. BMW. Passo io, eh. Sono un Renault. Croazia. Perfetto. Siamo in Croazia. Le strade iniziano a incurveggiarsi. Guardate che belle ste curvette. Sì, magari non bellissime da fare con un camion, però. Mi piacciono le strade così. Piano piano andiamo giù. Non credo riusciamo ad arrivare a Fiume già in questa puntata, Vediamo un attimino. Quanto ci manca? Beh no, anche sì. Volendo anche sì.
Tra l'altro sono di uno scomodo sti pedali. Pedali del G27 che sono al contrario. Sono ancorati dal basso. Tu li schiacci e sono ancorati in basso. Invece nella realtà sono ancorati in alto. E mi ci trovo stramale a usare sti pedali. Cioè, prima magari mi ci trovavo anche bene. Poi mi sono abituato a usare quelli veri e con questi è un casino. Cioè, è un casino. Mi ci trovo male. Allora, dritto credo sia chiuso. Io devo andare su Hank. Che mi ricordo questo è chiuso, quell'ultimo. Me l'avevate detto voi che Hank era il telepass, stavo dicendo. Ok, la Dacia la lasciamo lì. E via, facciamo questa pezzettina di autostrada. Arriviamo a Fiume alla Bring. Oggi siamo contornati da aziende nordiche, scandinave. Perché. Vabbè. Pula. C'è la Pula dritti, quindi è meglio cusciare. No, noi dobbiamo andare dritti. Dobbiamo andare dalla Pula. Pula vuol dire tante cose, vuol dire pulizia, vuol dire tipo il trinciato. Un altro gioco che gioco sul canale, Farming Simulator, lo chiama Pula. Pula. Io non l'ho mai sentita chiamare Pula, però a quanto pare. La Pula. Ok, questa nemmeno è la nostra uscita. Abbiamo un mezzo serbatoio più di gasolio, quindi non ci fermiamo. AdBlue. Ah no. Sto guardando la pressione dei freni. Sì, AdBlue, cioè il liquido de la temperatura del liquido di raffreddamento. AdBlue ne abbiamo. Quanto ne vuoi? O no? No, di blu ne abbiamo metà. E il gasolio è poco meno di metà, quindi tocca poi farlo un po'. Complicato da leggere, cioè. Sì, ok, che hanno messo tutto assieme. La di blu con la riga blu e l'altro con la riga con la lancetta. Però poi ne hanno messo anche le righettine per la riserva. Un po'. Cioè, una volta che lo sai, poi non ti viene neanche in mente da leggere, però. Prima volta che sei lì. Dice, ma come si legge? Tipo me adesso. Va bene, dai, col nostro Renault 5 T520 abbiamo consegnato un altro carico. Quanti chilometri ha questo camion? Ora ci guardiamo. 1000. No, ne avrà anche qualcosa di più. Mi sa di 1000. Come sono scritti i chilometri? 1640. Magari fermiamoci. Nobert Dennis, vabbè. Vedi. Ok, qui c'è il Mercedes. Bruttino questo Mercedes, mamma mia. Stretto, corto, basso, ce l'ha tutto con lui, ce l'ha. Un momento io mi porto via il cartello là dietro a guardare il Mercedes. Ma che giro sto facendo? Qualcuno me lo spiega? No, guarda che macello che ho fatto. Beh, non posso tornare indietro, sono in autostrada adesso. Ma perché io c'ho sempre la testa dall'altra parte del mondo? Guarda te che casino! Guarda dove devo andare ora! Ma no! Devo girare la riga dopo! Vabbè, senti, io faccio così, sai che me ne frega? Facciamo così, per forza. Perché già indietro ormai non è più assolutamente fattibile. A parte che c'ho le macchine dietro. Fare retromarcia, sì, ok, non siamo ancora in autostrada teoricamente, però. Abbiamo fatto il giro turistico, abbiamo fatto la cosa più stupida del mondo. Potevamo uscire prima, allora, sono uscito e rientrato dall'altra parte. E vabbè, la cosa più stupida del mondo sarebbe stato fare retromarcia lì. Sarebbe stato molto più stupido di quello che ho fatto io. Cioè, questo qui pazienza, ho sbagliato l'uscita. Cioè no, l'uscita era giusta, ho sbagliato a rientrare. Non dovevo rientrare, sono rientrato. Ma quando ci sono due svolte vicine, io mi confondo. Cioè, se ce n'è due a destra e io devo prendere la seconda, stai pur tranquillo che io prendo subito la prima. Perché guardo, dico ok, destra. E poi destra me lo metto in quel posto perché era destra dopo, non destra subito. Va bene, dai. Poco male. Pensavo di fare molta più strada, in realtà siamo già arrivati. Ho detto ci saranno ancora. Allungheremo il video di un buon 10 minuti invece. Magari non lo allunghiamo di tanto meno perché poi la strada è un pochino più brutta. Volendo potrei girare. Non è una bella cosa girare qua indietro e riprenderla. Però capisco che a sto punto. Questo non si dovrà mica buttare contro, no? No. C'è cosa ne fa rispetto? Non te la pago più la multa. Voi mandate, ma io non ve le pago più. Perché
Poi ci vediamo in tribunale, vediamo chi c'ha ragione. Oh, bravi, andate tutti di là, io vado di qua. Dobbiamo anche fare la pausa. Il mio semaforo è sempre quello, suppongo. Non è diviso per corsie, o sì. Boh. Non penso sia quello sopra. Ma io vado adesso, Se quello dietro viene dietro a me, bene, se no, pazienza, mi direi che sono passato col rosso. A parte che dietro stanno tutti per andare di là. Qui poi destra. Che ora dovrò fare la pausa. Siamo partiti alle 7. 7 e 4. C'è strada distrutta qua. Mi sono tenuto abbastanza di qua perché se deve passare un camione qui non è che ci passa tanto bene. 7, 7, 3, 10, 1, 11 e mezza. 10, 52. Sono partito anche prima delle 7 allora. Qui non è che l'hanno studiato proprio bene. Un po', forse è una parte abbastanza residenziale, come magari non dovrebbero neanche passare così tanti camion. Guardate che residenziale fino a un certo punto ci sono tre case. Però non è proprio quelle strade molto agevoli là, quelle che sono lì per i camion. Cioè, se il camion devono stare un po' più indietro, se no te li tiri su. Ok, questo camion non ce l'ha l'Icorol, ce lo facciamo noi. Vogliamo l'acceleratore. Io addirittura do corsia qua. Mi hanno detto che ora ci dobbiamo fermare, fammi un attimo vedere. No, qui c'è. Alle 11.31. Vabbè, l'avevo detto io 11.31 comunque. 11.30 avevo detto. Spostiamo tutti i di qua. Facciamo la gara di accelerazione con questo Ducato. Adesso è stato lanciato anche l'Educato. Il Ducato elettrico e Ducato. Io me l'ero già previsto che si sarebbe chiamato Educato, il nuovo Ducato nuovo, perché forse sono tutti tipo e-Golf e forse c'è anche e-Sprinter. Mi sembra che sia e-Sprinter. Probabilmente c'è tipo l'e-Crafter e-Ducato. Anche se potrebbe sembrare una doppia personalità. Sì, qui sono passato un po' forte, sono i 64, sono i 50. Ci avete anche ragione voi, ma c'ho anche ragione io. C'ho sempre ragione io. Poi possiamo avercene un po' io, un po' voi, insomma, facciamo il concorso di colpa, ma la ragione sempre un po' io me la devo tenere, se no non sono contento. Come qua, era verde, se mi fanno una multa era verde, c'ho ragione io. C'è poco da fare. Devo andare sotto. Io per sicurezza sarei andato sopra, perché non si sa mai, ora lo spiego questo. Non si sa mai, almeno se vai sopra qua, qualunque cosa succede sei sempre sopra, invece se sei sotto è un po' più un casino. Però vabbè, dai. Se mi mettevo di là era un po' un casino lo stesso, quindi. Fantastico. Sperando che qualcuno ci faccia passare. Questo con la talisman ci fa passare. Questo si è tamponato il BMW. Ciao, io vi saluto. Anche questo me l'avete detto voi che è una talisman. A me sembrava una Megane. Che poi ho cercato su Google e tipo Megane e talisman sono praticamente identiche da quello che mi ricordo di aver visto io. Ok, di qua si può andare, di qua si può andare. Via. Sì, non dovevamo passare di qua assolutamente perché siamo passati in città. Però ho sbagliato strada. La cosa migliore sarebbe stato tornare indietro da dove abbiamo sbagliato e siamo rientrati. Pazienza, a parte che non è che ora stiamo andando fuori città e comunque l'azienda è qua. Io vedo i palazzi ancora qua. Quindi non penso che siamo fuori città qua. Circolazione affari spenti. Ma non mi ha visto neanche nessuno. Chi è che me l'ha fatta la multa? Questi dei palazzi? Accendiamoli, dai, diamogliela vinta. Tanto lo so che la prossima puntata li tengo di nuovo spenti, non vi preoccupate. Devo cercare un pochino su internet sta cosa. Perché mi sembra strano che abbiano fatto una cosa. Cioè, gli è sempre andato bene, è sempre stato corretto che i fari non dovevi tenerli accesi, ora devi tenerli per forza accesi. Questo
Questo cosa fa? Brake check? Poi il cambio del Renault è lentissimo, non ne parliamo, eh. Quando vuoi ripartire non puoi. Guarda la polizia, poi mi fa la multa per i fari spenti. Lascia il divieto per i camion. Io divieti non ne ho visti, non mi sembra di essere passato in dei divieti, per fortuna. Dove sono? 25, siamo al limite, eh. E 31 ci dobbiamo fermare. Dov'è? Qua che devo girare, sì. Dire il vero non si potrebbe girare, ormai mi arriva la polizia dietro e mi fa un verbale. Ma perché c'era la riga continua. Ok. Perfetto. Retromarcia. E via, occhio di qua. Perfetto. Ma sentilo. Retromarcia versione Speedy Gonzales. E ragazzi, scarico. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Dadan è tutto. Ciao a tutti.